Su Piazza Andrea Costa si alza il grande appello dell'archeologo Baldelli e di altri 180 cittadini a non chiudere gli scavi e a sondare a fondo lo strato romano. Occorre 1 milione di euro in più per terminare il progetto della nuova pista Zengarini in zona Trave a Fano. I problemi incontrati e il punto dei lavori con l'assessore Ilario. Il maltempo colpisce la città di Pesaro. Questa mattina fango e detriti in garage e scantinati. Danni maggiori nella zona di Villa Caprile. Chiusa al traffico per alcune ore la statale Adriatica. Nuova allerta meteo della Protezione Civile Regionale. Previsti temporali di forte intensità nella mattinata di domani. Pubblico in estasi lo scorso fine settimana con i The Best Off per l'inaugurazione della 20ª edizione del Paese dei Balocchi. L'evento riprenderà da domani fino al 23 di agosto. A Montemaggiore di Colli al Metauro torna la rievocazione storica Era Ieri. Proiezioni, presentazione di libri, stand gastronomici e rievocazioni. Ben ritrovati a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 19 di Fano TV e un saluto anche a chi ci segue in diretta sulle nostre pagine social. In primo piano i lavori in piazza Andrea Costa in centro storico a Fano. L'archeologo Gabriele Baldelli ha lanciato un appello al sindaco Serfilippi e alla sovrintendenza, ovvero quello di non sprecare l'occasione di sondare a fondo lo strato romano della piazza. Questa richiesta è sostenuta anche da più di 180 cittadini, tra cui storici, docenti universitari e personaggi di cultura. I dettagli nel servizio di apertura di Massimo Foghetti. Sulla ristrutturazione di Piazza Andrea Costa, l'amministrazione comunale dovrebbe tener conto di due esigenze contrapposte. Quelle degli operatori di mercato che premono perché i lavori vengano ultimati al più presto e quelle della storia della città, di cui si sono fatti portavoce un gruppo di cittadini che in breve ha raggiunto le 180 unità ed è in costante aumento. Procedere in fretta significherebbe non condurre a fondo le indagini archeologiche preventive comprese nel progetto di rifacimento della pavimentazione e perdere quindi un'occasione unica che chissà se si ripresenterebbe tra 100 anni e forse più. Certo è che confrontare le esigenze economiche delle famiglie e dei commercianti pressanti ed incombenti con quelle più labili ma non poco significative della cultura appare un problema non certo facile da risolvere, che comunque l'amministrazione comunale avrebbe dovuto impostare fin dall'inizio. Che si trattasse di un'area di grande interesse archeologico lo si sapeva e quindi si doveva impostare un'indagine significativa fin dal momento della redazione del progetto, magari spostando l'intero mercato in un'area vicina come l'ex area Montevecchio e quella antistante la Rocca Malatestiana, sacrificando per un certo periodo i parcheggi. Dopo un breve periodo di disorientamento, la clientela avrebbe ritrovato i propri fornitori abituali e i disagi sarebbero stati limitati. Ora invece il mercato è costretto ad operare tra benne, scavatrici, cumuli di terra e recinzioni che restringono non poco lo spazio a disposizione. Ora la necessità di condurre le indagini archeologiche a fondo è stata condivisa dal comitato che si è formato condividendo l'appello dell'archeologo Gabriele Baldelli, il quale sollecita il sindaco a tener fede al proprio impegno di voler valorizzare la romanità di Fano verificando ciò che si nasconde sotto piazza Andrea Costa. È una urgente necessità della cultura a Fano. Perché c'è un'occasione irripetibile di avere un'area aperta alla luce del sole che poi verrà richiusa con una colata di cemento. Quindi siamo in un'area particolarmente interessante dal punto di vista archeologico e quindi sarebbe veramente un peccato non andare a fondo secondo appunto quello che il comitato ha proposto all'amministrazione comunale. Che cosa si può fare dato che già un settore è stato ricoperto mentre il secondo settore è ancora in atto per lo scavo? In questo secondo settore siamo in un'area importantissima perché
è quell'area in cui potremmo verificare l'ipotesi della presenza del cardo massimo su cui è stata impiantata la città, secondo l'ipotesi del professor Nereo Alfieri, seguita da tutti gli archeologi da 50 anni. Cioè il cardo massimo della città sarebbe passato sotto via Galeotto Malatesta e sotto il mercato del pesce, quindi proprio nel settore dove che ora è aperto. Ecco, a questo ed è questa una delle due questioni dal punto di vista scientifico importanti e aperte della topografia archeologica fanese. La prima è quella dell'introvabile basilica di Vitruvio, la seconda è quella dell'impianto urbano, del cardo massimo quale fosse. Ecco, a questo appello, Baldelli, hanno aderito anche tanti uomini di cultura, tanti professionisti, tanti storici della città di Fano, oltre 180 firme, tra cui anche esponenti veramente prestigiosi. Sì, quasi tutte le associazioni culturali della città, e tra ieri e oggi mi sono già giunte alcune adesioni di illustri docenti di archeologia delle università di Bologna, Macerata e di altre. È uno dei progetti più importanti intrapresi dalla precedente amministrazione comunale, dato che avrebbe riqualificato e ridato tutta la sua agibilità alla struttura della pista Zengarini nella zona sportiva della Trave, realizzando in più anche un nuovo impianto indoor. Ma non tutto sembra andare per il verso giusto, come ci ha evidenziato l'attuale assessore ai lavori pubblici Gianluca Ilari, che sentiamo nella prossima intervista. Assessore Ilari, parliamo del cantiere della pista Zengarini, un cantiere composito che comporta la ristrutturazione della tribuna, degli spogliatoi della pista e anche dell'apparato indoor, che costituisce una nuova aggiunta a questo complesso dell'atletica leggera. Che punto è la situazione? Il cantiere è diviso in due cluster, in due blocchi progettuali. Uno prevede il rifacimento e l'efficientamento energetico della tribuna insieme al rifacimento della pista di atletica. Il secondo invece prevede appunto la realizzazione di questa pista indoor. Questo cantiere è nato con dei vizi legati un pochino all'aumento dei prezzi e legato anche a uno stato di fatto totalmente differente dallo stato di progetto. Quindi, per quanto riguarda la parte relativa alla gradinata e alla pista, abbiamo dovuto fare una perizia di variante che è già al vaglio del Ministero dello Sport, che deve appunto avallare questa variante per permetterci di continuare i lavori. Perché? Perché quando abbiamo iniziato appunto il cantiere si è trovato uno stato della tribuna veramente non idoneo alla prosecuzione dei lavori, per cui è stato necessario un lavoro integrativo per quanto riguarda la parte strutturale, quindi la sistemazione dei pilastri, la sistemazione proprio della struttura in senso fisico, quindi tutta la parte legata alla questione energetica, come il cappotto, come l'impermeabilizzazione della gradinata stessa, la realizzazione dei bagni e la realizzazione degli spogliatoi, così come da progetto, non rientravano più nel quadro economico. A fronte di queste spese abbiamo quindi dovuto fare una variante progettuale che ci permettesse di dire al Ministero non faremo tutte queste lavorazioni, ma ne faremo solo alcune, perché dobbiamo rientrare necessariamente nel quadro economico. E quindi anche per poter così fare, così facendo, possiamo anche continuare i lavori sulla pista. Ci teniamo a precisare che purtroppo questi vizi di forma sono stati dettati dalla velocità con la quale abbiamo ereditato un progetto probabilmente troppo veloce, nel senso che è stato messo su terra in modo magari poco approfondito, forse legato anche qui a una questione elettorale precedente, e quindi ci sono veramente delle forti perplessità di chiudere quel cantiere, di sicuro non entro l'anno, abbiamo già parlato anche con l'azienda affidataria e l'associazione affidataria della struttura, purtroppo non riusciremo a dargliela entro l'anno, sicuramente si arriverà a primavera dell'anno prossimo, però anche qui dovremo rifinanziare gran parte degli importi, che poi vedremo quali sono.
Il secondo cluster, la seconda parte, invece è quella della realizzazione dell'indoor. Anche qui si è scelto una strategia progettuale, se vogliamo anche politica, che non ci rappresenta, ovvero quella di dire facciamo qualcosa perché poi troveremo i soldi per finirla, perché quello che è stato appaltato è semplicemente la realizzazione dello scatolone di cemento armato con dentro la pista, però non era stato previsto, è cosa veramente strana, l'impianto elettrico, l'impianto fognario, la realizzazione della linea vita sul tetto, il fotovoltaico, le finestre. Quindi di fatto è stato approntato un cantiere sapendo già che sarebbe stato un'incompiuta. Quindi per quanto riguarda la realizzazione dell'indoor serviranno circa 1 milione di euro per finire i lavori. Questi sono purtroppo numeri che cadono sull'amministrazione comunale, che noi stiamo cercando in modo veramente, veramente attivo di rifinanziare attraverso canali ministeriali, perché abbiamo anche qui la spada di Damocle del PNRR, cioè la rendicontazione di tutti i lavori al 2026. In soldoni, quel cantiere purtroppo è nato male, sta procedendo con grande sforzo degli uffici per cercare di mettere delle pezze, però veramente ci sarà tanto lavoro da fare per riuscire a rendicontare tutto entro il 2026 e soprattutto trovare i fondi necessari che prima non erano stati minimamente ipotizzati per poter finire quelle opere. E ora andiamo a Pesaro, dove sono diversi i disagi causati dalla bomba d'acqua che oggi, alle prime luci dell'alba, ha colpito la città. La situazione più critica è stata registrata nella zona di Villa Caprile. Vediamo. La pioggia è stata veramente tanta, del resto erano ormai mesi che non pioveva, quindi il terreno era molto secco, la pioggia è stata tanta, è stata anche violenta, l'emergenza più grossa l'abbiamo avuto lungo la strada statale, subito sotto la scuola di Villa Caprile, dove una parte del terreno è scivolato sulla strada, ma è purtroppo l'acqua piena di terra, oltre a raggiungere le case poste sul lato opposto della statale, hanno anche invaso alcuni scantinati i piani terra lungo via Bologna. Dopodiché i problemi più grossi li abbiamo avuto lungo i vari sottopassi della città, da quello di San Decenzio a quello di Loreto, a quello di via Milano, un po' tutti i sottopassi sono stati allagati. Ci sono state segnalazioni di allagamenti un po' diffusi in tutta la città, sicuramente avremo molto da fare, convocherò per i primi di settembre anche un incontro con chi si deve occupare della pulizia delle caditoie, perché le caditoie devono rimanere pulite, è importante che siano pulite, mi dicono che molto è stato fatto, però ci sono interi quartieri della città dove le caditoie sicuramente non sono come dovrebbero essere. Sono stati allagamenti, ma come dire, situazioni particolarmente gravi pure per fortuna non le abbiamo registrate. Quando parlo di situazioni particolarmente gravi mi riferisco a fossi o comunque fiumi che esondano o con persone che si sono trovati in condizioni, come dire, pericolose per la propria incolumità. Quindi abbiamo risposto già dalle 5 di questa mattina, tutti erano operativi e devo dire che è andata bene. L'andar bene però lo voglio anche legare a tutta una serie di interventi che abbiamo messo in campo in questi ultimi mesi, che sicuramente non sono sufficienti, ma che vedranno l'amministrazione anche nei prossimi mesi continuare a investire sia sulla sicurezza del territorio, ma ripeto anche sul fatto che le caditoie debbono essere pulite e bisogna sicuramente fare molto di più in questa direzione. E la Protezione Civile delle Marche ha emesso una nuova allerta per criticità dovuta a temporali, valida per tutta la giornata di domani, mercoledì 21 agosto. Nella tarda mattinata sono previsti nelle zone basso collinari e costiere lo sviluppo di isolati temporali di forte intensità, fenomeni in completo esaurimento già a partire dal pomeriggio. Hanno gettato un contenitore in plastica con dentro circa 5 litri di olio motore esausto all'interno di un cassonetto adibito alla raccolta degli imballaggi metallici. Nel farlo hanno contaminato i rifiuti già presenti all'interno del cassonetto e hanno fatto uscire parte dell'olio sul marciapiede. E quanto commesso da ignoti lunedì 19 agosto in viale 12 settembre a Fano, nell'isola ecologica adiacente alla nuova sede del liceo Nolfi Apolloni. Oltre al contenitore con l'olio è stato rinvenuto anche il filtro motore, elemento che potrebbe rivelarsi utile ai fini delle indagini.
ASET ha provveduto immediatamente alla pulizia del marciapiede ed ha sporto denuncia contro ignoti nell'intento di risalire all'identità dei responsabili di questo gesto. Serve subito un'auto medica a servizio della provincia di Pesaro Urbino e anche della città di Fano. Lo afferma il Movimento 5 Stelle di Fano e la consigliere regionale Marta Ruggeri, che sono tornati nuovamente sull'argomento. C'è bisogno che in Regione Marche si metta mano, così come era stato promesso in campagna elettorale, alla riforma dell'emergenza urgenza, perché ci sono delle disparità tra provincia e provincia, tra territorio e territorio. Per esempio nella nostra provincia di Pesaro Urbino non esistono automediche, invece in altre province funzionano. È indispensabile ormai, perché non possiamo più permetterci un medico su ogni ambulanza come era negli anni 90, ma visto che c'è scarsità di medici, bisogna che questi raggiungano le postazioni dove c'è l'effettivo bisogno in tempi rapidi e quando serve. Naturalmente abbiamo esempi illustri come quello dell'Emilia Romagna, come quelli della Lombardia, in cui le ambulanze sono in massima parte infermieristica, però gli infermieri hanno la possibilità di operare, cosa che nelle Marche non è propriamente così, perché non abbiamo approvato i decreti medici delegati attraverso i quali rendiamo possibile agli infermieri fare per esempio delle operazioni salvavita. Quindi assolutamente bisogna che l'assessore Saltamartini porti in commissione e poi in consiglio una proposta di riforma su cui noi ci diciamo da subito disponibili ad intervenire. È importantissimo mettere mano a questa riforma per rendere sicuro il sistema, non solo per i cittadini potenziali pazienti, ma anche per chi dentro il sistema lavora come medici, infermieri e autisti soccorritori. Approvato il progetto esecutivo per l'efficientamento energetico della scuola primaria di Bottega nel comune di Vallefoglia. Il progetto, finanziato dal Ministero dell'Interno con 90.000 euro, prevede la sostituzione di tutti gli infissi del piano terra della scuola elementare Carlo Alberto Dalla Chiesa. Questi infissi, attualmente i più vetusti dell'edificio, sono soggetti a una maggiore dispersione termica e la loro sostituzione consentirà un significativo miglioramento dell'efficienza energetica della scuola. Con questo intervento, ha concluso il sindaco, l'amministrazione comunale prosegue il lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di mantenere in ottimo stato tutti gli edifici scolastici. L'obiettivo è garantire ai ragazzi un ambiente sempre più confortevole e sicuro, finché le scuole di Vallefoglia rappresentino un motivo di orgoglio per tutti i cittadini. Sabato sera a Bellocchi di Fano ha preso il via la 20ª edizione del Paese dei Balocchi con il concerto eseguito da i The Best Of. Noi li abbiamo incontrati e intervistati. Sabato sera è stata inaugurata la 20ª edizione del Paese dei Balocchi. Sul palco centrale della location i The Best Of, gruppo di musicisti di grande talento nato nel 2016, dal repertorio senza confini dagli anni 60 ad oggi, che ha unito vecchi amici e andando avanti nuovi compagni d'avventura, con l'obiettivo di far divertire e riempire i cuori di emozioni a persone di ogni età. Ci troviamo sotto il palco principale del Paese dei Balocchi, giunto alla sua 20ª edizione, e quest'anno per l'inaugurazione il concerto dei The Best Of, un gruppo straordinario composto da talenti unici. Venite con me che vi porto a conoscerli. Come è nata l'idea di questo gruppo? È nata in un bar, ci siamo rivisti dopo tante esperienze musicali diverse che abbiamo fatto, abbiamo deciso di fare della musica che a noi piaceva, quindi dagli anni 60 fino ad oggi. Volevamo fare un po' di musica dal vivo fatta seriamente. Siamo appassionati della musica vera, della musica quella bella, quella suonata. Qui ci sono alcuni che suonano con te da quando eravate ragazzini, Marco Pagassoni, fanciulli. Francesco Montesi, che però Montesi come te, ma non siete parenti. Non siamo parenti. Allora, raccontateci quali sono i brani del medley che cantate, che portate al pubblico. Bah, i brani sono un'infinità, perché partiamo dagli anni 60 dai Beatles, fino ad arrivare ai Bee Gees, ai Beach Boys, fino ad arrivare ai giorni nostri, a Lady Gaga, a Bruno Mars, chi più ne ha più ne metta. Però veramente
suonata dal vivo, ci tengo a precisare. I The Best Of non sono solo una band o una tribute band, ma hanno creato una propria identità. Il loro è uno spettacolo. Il pubblico, oltre ad ascoltare e poter ballare, può anche guardare i video che vengono proiettati durante l'esibizione. Immagini a tema con i brani portati sul palco. È da quando siete ragazzi che suonate tutti insieme, poi tu hai avuto le tue esperienze musicali fuori, studiato a Boston, grandi esperienze in tutto il mondo, adesso sei tornato e tra i continui successi ti ritrovi anche di nuovo a suonare con i tuoi amici. Quali sono le emozioni? Beh, il primo amore non si scorda mai. Io ho iniziato a suonare con Filippo e con Checco che avevamo 14-15 anni, quindi per me salire sul palco ogni sera con loro è un'emozione unica, perché quello che ci lega al di là della musica è un'amicizia profonda che ci fa fare assolutamente un gran salto di qualità anche a livello qualitativo e della proposta musicale. Siete un gruppo di talenti straordinari. Grazie, grazie. Beh, quelli che sono intorno a me sicuramente, io adesso per me non parlo, però poi quest'anno abbiamo una nuova entrata e quindi io non posso che essere felice. I protagonisti di questa formazione composta da un'unicità straordinaria di ogni singolo componente sono Filippo Montesi voce chitarra, Marco Pacassoni alla batteria, Elisa Della Martera voce, Francesco Montesi voce tastiera, Gianmarco Petti al basso e da quest'anno la voce di Arianna Clery. Invece di parlare ci canta un pezzo. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. Unica. Colossi musicali che con il loro sound ripropongono in forma di medley successi senza tempo che hanno attraversato intere generazioni. Un gruppo che con la sua energia trascinante riesce a scatenare anche i più timidi. Ce n'è per ogni gusto musicale con circa 130 pezzi in scaletta che cresce sempre più. Visto il successo che già avete e che ognuno di voi potrà avere singolarmente, pensi che riuscirete a continuare a suonare insieme? Ma io spero proprio di sì, anche perché cerchiamo di fare le cose nel nostro meglio, con la massima professionalità e passione. Ci divertiamo in primis noi e quindi divertendoci noi facciamo divertire gli altri, quindi lo scopo fondamentale è questo. E ricordo sempre, facciamo una cosa che ci piace, quindi musica che ci piace e che ci unisce. Se domani ti chiamano a Sanremo ci vai con i The Best Of? Probabile, ma vediamo, ne parleremo se capiterà. La serata con un numeroso pubblico presente che cantava e ballava è stata un successo. Ascoltando i The Best Of chiunque potrà immergersi nella colonna sonora dei propri sogni. L'evento proseguirà da domani mercoledì 21 fino al 23 di agosto nel Parco Bambini del Mondo a Bellocchi, dove verranno recuperate le giornate perse a causa del maltempo. Nella serata di mercoledì 21 previsto lo spettacolo pirotecnico alle ore 23:30. Con 2 chilometri di bancarelle e 170 stalli disponibili dal 24 al 26 agosto torna a Fano la Fiera di San Bartolomeo. Anche per questa edizione viene confermato il percorso sperimentato lo scorso anno che si estenderà dall'ex anfiteatro Rastatt a Sassonia fino al Largo Seneca del Lido. La vera novità sarà il mercatino artigianale, una sezione dedicata che troverà spazio nella zona tra Viale Simonetti e Viale Cairoli. Spazio anche per la Fiera Franca dei Bambini e dei Ragazzi, che si terrà nella tenso struttura della Sassonia dalle ore 14:30 alle 20, durante i 3 giorni della manifestazione. Ed ora andiamo a Colli al Metauro, dove da domani partirà la rievocazione storica degli avvenimenti avvenuti nell'agosto del 44, dal titolo Era ieri. Tante le iniziative fino al 25 di agosto che si svolgeranno a Montemaggiore. Era ieri è il titolo dell'evento organizzato nello splendido borgo di Montemaggiore dalla Proloco in collaborazione con il comune di Colli al Metauro. Questa rievocazione storica in programma dal 21 al 25 agosto ha il compito di ricordare la venuta a Montemaggiore del primo ministro inglese Winston Churchill durante la Seconda Guerra Mondiale, ripercorrendo così i momenti difficili vissuti nel 1944. La visita a Montemaggiore di Churchill insieme al generale Alexander e al tenente generale Lees fu per osservare dalle mura del paese la linea gotica, linea difensiva istituita dalle forze armate nemiche. Come si struttura il programma di questa edizione? Partiremo il mercoledì con il San Costanzo Show Barzellette dal fronte in Teatro Montemaggiore. Poi il giovedì invece saremo a Saltara, dove parleremo
del Patriota nello Iacchini, mentre alle 21 saremo di nuovo a Montemaggiore in teatro, dove avremo la proiezione di del bellissimo film su Winston Churchill, L'ora più buia. Venerdì invece ci sposteremo a Serungarina per la presentazione del libro L'uomo che uccise Mussolini di Raffaele Di Placido, grazie alla collaborazione dell'Associazione Scarpe Sciolte. Sabato la presentazione di libri sulla vita di militari polacchi, quali hanno combattuto anche loro a Montemaggiore. Ringraziamo la partecipazione della figlia del generale Anders, la signora Anna Maria Anders. Si andrà avanti con anche la presenza dei rievocatori Greenliner, molto importante per noi. Dopodiché importante la cena conviviale a cura della Proloco, dove avremo modo di assaggiare le famose tagliatelle di Churchill, per concludere poi la serata con lo spettacolo di Alcmena, multimedia show, dove praticamente tutta la piazza Bramante diventerà un unico schermo dove verrà proiettata, teatralizzata tutta la storia di questo agosto del 1944. La stessa cosa verrà riproposta anche la domenica sera per concludere, ecco, questo weekend. E la domenica, ecco, si partirà sempre dalle ore 18 con, diciamo, la rievocazione istituzionale dell'arrivo di Winston Churchill. È molto importante, chiaramente anche sarà aperto il museo dedicato a Winston Churchill, dove ci aspetterà la professoressa Marta Marchetti, che è la sua direttrice. La rievocazione storica era ieri, per noi, per Colle al Metauro, è un'occasione. L'occasione di ricordare un fatto storico fondamentale durante la Seconda Guerra Mondiale. Quest'anno, nell'ottantesimo anniversario, l'evento sarà più grande, coinvolgerà tutto il territorio e tutta la nostra comunità. Avremo per questo eventi non solo a Montemaggiore, ma anche a Saltara, Memoria di Nello Iacchini, e a Serungarina con la presentazione di un libro. Per la realizzazione di questo evento dobbiamo ringraziare la Proloco di Montemaggiore. Per noi questo evento è fondamentale per l'amministrazione comunale ed è uno degli eventi che può portare ad aumentare quel senso di comunità, quel senso di unione di cui Colle al Metauro ha tanto bisogno. Gioia grande alla casa di riposo di Saltara nel festeggiare il centenario di Don Attilio Tomassini. Non pensavo mai di arrivare a questa età, ha dichiarato Don Attilio, riconoscente per la vita vissuta, per il ministero sacerdotale e per le sue umili origini. Ringrazio il Signore, ha commentato, per la mia condizione di contadino che mi ha reso umile, mi ha reso laborioso e sono stato capace di lavorare con le mani, la zappa, l'aratro, il motore che mi ha fatto perdere l'udito, però sono felice. Don Attilio era davvero commosso per la presenza del vescovo Andrea Andreozzi, dei molti confratelli sacerdoti, dei nipoti e pronipoti e degli amici, persone a lui care. Presenti anche l'assessore di Colle al Metauro, Anna Chiara Mascarucci, e l'assessore del comune di Fano, Lucia Tarsi. Personalmente, ha affermato Suor Laura, lo conosco da quando è venuto ad abitare nella nostra casa di riposo lo scorso 25 giugno. E sono veramente grata a Dio che ha posto sulla mia strada questa santa persona. Tanti eventi e un successo di presenze di pubblico all'Arena BCC di Fano. Fino all'8 di settembre ancora tante iniziative tra spettacoli, divertimento, teatro dialettale, proiezione di film e concerti. Venerdì 23 agosto l'ultimo spettacolo comico e sabato 24 la proiezione del film con i comici del San Costanzo Show. Gli spettacoli all'Arena BCC, è tutta l'estate che l'Arena BCC com'è? Com'è l'Arena BCC? Pullula. E ancora non è finita, perché noi vi aspettiamo venerdì 23 agosto con l'ultimo spettacolo, Ultimo Tanga Tonga. Tutti in vacanza e non potete mancare. Sabato, il giorno dopo, il 24, un'altra proiezione del nostro film. Non aprite quella sporta. Allora sai cosa faccio io? Adesso non butto via più niente. Non butto via più niente, mangio tutto, vedi? Ad esempio ho sbucciato le patate, le bucce, le mangio. Non mi importa. Ma signore, ma che fa? La patata! La patata! La buccia! Aspetta, contesto di sta. Abbi pazienza. Chi è stato? Osama Bin Laden. Ma non è morto perché?
E tu sei stata al suo funerale? No, io personalmente non sono stata. Vedi? Arturo! Arturo! Cosa? Ti voglio! Arturo! Ho esaurita, dai, vai, gira là. Va a fare un burrattino, ti rilassa uguale. A canabriscola. E poi gran finale il 7 settembre con Somari di battaglia. Cioè, datemi la mano, no, e fate la, mano. La pace adesso. Assolutamente. No, facciamoci dire che cosa è successo. Qua ha fatto, ho sentito un chioppo, qua ha fatto. Niente, ha fatto un gestaccio, la testa ha fatto un gestaccio, l'ho sentito, quello è il chioppo, no, a colpo è quello, l'ho sentito. Allora. No, è per te, te tornasse indietro a tutto. Ma si può sapere che cosa è successo? Traditrice, non puoi sapere niente, guarda, non dico niente. Ma bocca cucita, guarda. Ma non possiamo andare avanti così. Dai, raccontalo te. No, non dico niente. Racconti lei? Niente, allora, in pratica. Non ci ha provato niente, eh? Ma, Jeff, scusa, ma a questi spettacoli, a questo film, possono venire tutti o solo quelli che l'hanno già visto, con le mogli, i figli, i parenti e anche tutti gli stranieri che sono tutti qui in vacanza a Fano e a Pesaro e in tutte le Marche? L'Arena BCC è grande, c'è posto per tutti, potete venire e prendere i biglietti anche la sera stessa. Da cosa dici? Capisce quello non che avevo capito. Non si capisce quello che dici. Vi aspettiamo venerdì 23 agosto, ultimo Tanga Tonga, e poi sabato il film e poi a settembre. E il sito sancostanzoshow.com, lì tutte date, appuntamenti, orari. E tutti i nostri eventi. Dai. Però te l'ho detto, non si capisce quello che dici. Te, io parlo io, ma che palle che parlo io, te non puoi dire. Capito, ma allora... E il gruppo Filippo Montesi di Fano dell'Associazione Marinai d'Italia inaugurerà domani 21 agosto nei locali della Darsena Borghese in via Nazario Sauro la mostra dal titolo Fano, memorie dell'ultimo anno di guerra a 80 anni dalla liberazione alle ore 21. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 28 di agosto dalle ore 21 alle ore 23 e l'ingresso è libero. E vi ricordo che domani sera alle ore 20 trasmetteremo una nuova puntata di Teleracconto. Gli ospiti di Sergio Ferri saranno Raffaele Papi per È festa d'Agusto e il presidente della Proloco di Piobbico Matteo Martinelli per il Palio dei Brancaleoni. Chiudiamo qui questa edizione del telegiornale, l'appuntamento torna domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa Occhio ai giornali insieme a Massimo Foghetti. Grazie per averci seguito, io vi auguro un buon proseguimento di serata sul canale 19 di Fano TV.